Quando si pensa a un prodotto da circa 500 euro, la prima cosa che viene in mente probabilmente è uno smartphone oppure un computer, ma in realtà per questa cifra di prezzo ci sono anche altri prodotti, compreso questo gigantesco router di Netgear, veramente enorme. È il Nighthawk X8, viene venduto ad un prezzo di 479 euro e sono letteralmente settimane che lo tengo collegato in cascata alla mia Vodafone Station che anima la rete di questa casa. Ovviamente ho capito subito una cosa, è un prodotto letteralmente esagerato per delle esigenze domestiche. Voglio quindi spiegarvi se vale la pena o no acquistare un router del genere e soprattutto in quali contesti possiamo utilizzarlo e quali sono le sue funzionalità. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, seguiteci sul canale Telegram presente in descrizione qua sotto e se volete altri video dedicati al tema networking, router, modem, beh, sapete già che cosa fare, lasciate un like a questo video. Quando Netgear mi ha mandato il router in questione, ho pensato che fosse decisamente più piccolo vedendolo dalle immagini, ma in realtà una volta arrivata la scatola e avendolo tirato fuori da essa, ho notato subito che le dimensioni sono veramente esagerate rispetto ad esempio ad un Fritzbox come quello visto l'anno scorso. Si parla letteralmente del doppio rispetto alla Vodafone Station, quella a confronto è praticamente una sottiletta. Nighthawk X8 è completamente realizzato in plastica, da un punto di vista estetico non è bellissimo, ma comunque sia stiamo parlando di un prodotto che magari teniamo poco visibile alla vista e soprattutto ha però un numero di porte che lo rende veramente particolare e che fa capire il perché il costo sia così elevato. Ci sono ben 7 porte Ethernet, di cui una WAN, quindi serve per portare internet da un modem a questo router Netgear configurato in cascata, più 6 porte Ethernet tradizionali, gigabit ovviamente come velocità, di cui due aggregabili, quindi possiamo unire la banda passante di queste due porte Ethernet, di queste due connessioni e unirle all'interno di questo router per poi distribuirle all'interno della nostra casa. C'è poi la porta VDSL che permette di configurare la parte modem per supportare anche le reti in fibra ottica molto diffuse sul suolo italiano. Va detto che però non è un'operazione così semplice. Con la mia rete Vodafone ho avuto qualche difficoltà e ho preferito alla fine l'approccio più veloce, l'approccio più sensato, cioè quello di mantenere la Vodafone Station come modem e il Nighthawk X8 installato in cascata per gestire la parte router. Sul fianco destro, invece, dietro uno sportellino ci sono due porte USB, una di velocità 2.0, una velocità 3.0 che permettono di fare tantissime funzioni che vediamo più avanti. L'installazione del Nighthawk X8 richiede soltanto pochi minuti, è tutto abbastanza semplice. Se si configura in cascata basterà semplicemente portare internet dal vostro modem al router, un'operazione che richiede soltanto un banale cavo Ethernet. A quel punto nel pannello delle impostazioni potremo andare a configurare le impostazioni della rete wireless, le impostazioni di sicurezza, tutte le varie opzioni e tutti i vari settaggi che questa rete offre e qui si entra letteralmente in un mondo a sé stante. Il pannello di configurazione di questo Netgear è ricchissimo di opzioni ed è quello che effettivamente ci permette di capire quanto questo prodotto riesca a fare al caso nostro o meno e soprattutto quante funzioni riesce effettivamente a coprire. Vi dico soltanto che banalmente con tutte queste antenne, con la sua configurazione tri-band, riusciremo a gestire un numero massimo di 5 reti wireless contemporaneamente ed è un numero veramente esagerato. Queste reti possono essere equamente divise fra reti a 2, 4 e reti a 5 GHz, quindi abbiamo effettivamente una grande opportunità di configurare delle reti principali, magari per noi, più delle reti guest o delle reti sulla seconda antenna che permettono di essere magari sfruttate da altre persone o magari in un contesto pubblico da persone che entrano e escono e che vogliono collegarsi alla rete senza password. Possiamo tranquillamente gestire questo altissimo numero di reti senza provocare cali prestazionali alla nostra rete principale perché riusciremo tramite il servizio di quality of service e soprattutto tramite dei filtri che noi stessi possiamo impostare a decidere quanta banda dare ad una rete e quanta banda riservare alle altre. In questo modo riusciremo effettivamente a sfruttare le antenne del wifi e tutte le funzionalità al meglio, riuscendo a riservare a noi una buona parte di rete e agli altri utenti che sfruttano la rete in maniera, diciamo, temporanea, una parte magari inferiore di banda. Invece di spiegarvi tutte le funzionalità una a una, ci vorrebbe una settimana per farlo, provo a ipotizzarvi circa 3 scenari dove questo Nighthawk X8 risulta essere interessante rispetto ad un modem router tradizionale. Il primo contesto di utilizzo è quello di un bed and breakfast domestico, quindi magari abbiamo una casa con delle stanze da dare a degli ospiti che vengono e vanno in vari periodi del mese, in vari periodi dell'anno, e a loro vogliamo riservare una rete che possa essere gestita in maniera autonoma rispetto alla nostra rete principale. Con il
NightHawk X8 lo possiamo fare, possiamo configurare delle reti guest a 2, 4 e 5 GHz e quindi assicurare la massima compatibilità dei dispositivi e non soltanto magari riservare per noi la 2.4 e la 5 GHz per gli ospiti, e in questo modo riusciremo ad avere ad esempio una password soltanto per loro, evitandogli l'accesso alla rete principale che magari ha anche una banda allocata più larga. In questo modo è anche ipotizzabile che aumenterebbe il numero di dispositivi connessi, perché arriva l'ospite che ha il portatile, il tablet, lo smartphone, la GoPro e tante altre cose. Il NightHawk X8 con le sue 4 antenne attive riesce tranquillamente a gestire questo numero di dispositivi e non va in crisi assolutamente nel momento in cui ci sono anche 20-30 device wireless collegati contemporaneamente. Il secondo scenario di utilizzo è quello di un piccolo ufficio. Effettivamente, con l'opportunità di aggregare due reti contemporaneamente, con l'opportunità di avere più reti wireless, con l'opportunità di gestire filtri e tantissime opzioni, possiamo andare ad esempio a costruire una piccola rete per un ufficio dove ci sono persone collegate in Ethernet e persone collegate tramite reti wireless. Possiamo andare a gestire ancora una volta la priorità di banda per far sì che nessuno rischi di bloccare internet a tutti perché magari si mette a scaricare un file molto pesante da internet, e soprattutto possiamo anche andare a gestire le stampanti e degli hard disk di rete comodamente con l'interfaccia del router. Grazie alle porte USB possiamo andare a condividere la nostra stampante, degli hard disk, dei NAS, e fare in modo che tutte queste informazioni non solo siano accessibili all'interno della rete locale ma anche dall'esterno, potendovi accedere grazie alle configurazioni presenti all'interno con i servizi cloud di Netgear, che sono davvero molto ricchi di opportunità. È presente anche il supporto nativo alle VPN, ai server FTP, ai server email, insomma, chi più ne ha più ne metta. Se avete un piccolo ufficio e volete fare un upgrade rispetto al classico modem che vi ha dato Telecom, che vi ha dato Vodafone, prendere un prodotto del genere può essere un investimento sensato per far sì che tutti abbiano il massimo delle prestazioni di rete e che abbiate le opportunità per gestire in maniera comoda, puntuale e precisa tutti i dispositivi collegati contemporaneamente. Il terzo scenario domestico è quello di un utente molto molto esigente che vuole avere il massimo controllo su ciò che avviene all'interno della propria rete. Posso anche pensare banalmente ad un genitore che decide di attivare i filtri di parental control presenti all'interno di questo prodotto, che magari vuole avere la propria stampante di casa condivisa online, non solo nella propria rete domestica ma anche accessibile quindi nel momento in cui si trova fuori, che vuole avere una sorta di NAS fatto in casa collegando un hard disk esterno alla porta USB 3.0, quindi rendendo disponibili i dati non solo ancora una volta nella rete locale ma anche nel cloud grazie ai servizi di Netgear, e tutto questo vuole un'interfaccia ricca di opportunità, ricca di funzioni che permette di gestire tutto comodamente. In un contesto domestico peraltro possiamo anche andare magari a limitare l'accesso alla rete wifi per da certi dispositivi soltanto a certi orari, penso ad esempio ancora una volta allo scenario dei bambini, a dei ragazzi che magari dopo una certa ora non devono più collegarsi a internet, e insomma questo prodotto offre sicuramente tutte queste caratteristiche. Devo dire che questo terzo scenario è quello un pochino meno adatto al Netgear, non perché il prodotto non se la cavi per fare queste cose, ma semplicemente perché ci sono oggettivamente delle alternative che costano molto meno e che permettono di fare le stesse cose, non forse con lo stesso livello di prestazioni del NightHawk X8, però comunque sia riescono a offrire le stesse opportunità. Raccontarvi tutte le caratteristiche del NightHawk X8 sarebbe davvero impossibile. Pensate che all'interno c'è un processore dual core da 1,4 GHz che si occupa di gestire tutto il segnale, le antenne, che si occupa dell'interfaccia, che si occupa dello scambio di dati, un processore davvero esagerato se ci pensiamo per un prodotto che però costa quasi 500 euro. Sicuramente è un router esageratissimo, ma allo stesso tempo offre davvero tante opzioni che altri prodotti non offrono, e secondo me ancora una volta ripeto è più pensato per un contesto ufficio, piccolo business, piuttosto che un contesto domestico. A livello di qualità del segnale, diciamo, apro questa piccola parentesi, rispetto ad altri prodotti come banalmente il Flixbox che citavo prima, non ho notato una portata del segnale effettivamente maggiore soltanto merito di queste 4 antenne attive. Quindi se avete una casa molto grande o comunque uno spazio molto grande da coprire, non aspettatevi miracoli. La penetrazione delle reti 5 GHz è sempre inferiore rispetto a quella da 2.4, quindi ragionate in base a questo tipo di due reti differenti, e soprattutto sappiate che non ho notato un grandissimo boost di segnale, anche se nei punti dove effettivamente prendo meno segnale a parità di router con il NightHawk X8 riesco solitamente ad avere
un segnale un po' più stabile, più pulito e senza cadute accidentali. Ci sarebbero poi altre 100.000 parole all'interno della scheda tecnica da citare: la tecnologia MIMO, la tecnologia Tri-Band, la tecnologia Quad Stream, sembrano nomi impossibili, il Beamforming, tutte cose che permettono di capire che questo prodotto fa eventualmente al caso vostro, se avete delle esigenze di networking molto particolari. In caso contrario, puntate a spendere decisamente meno, perché probabilmente vi troverete tranquillamente meglio. Rimane un avviso che già ho dato l'anno scorso o 2 anni fa, quando ho recensito altri prodotti di questa categoria: rispetto al router modem offerto dalla vostra casa telefonica, qualsiasi prodotto acquistato di terze parti, che magari costa anche qualcosina più di 100 euro, è un salto enorme, è una differenza impressionante. Questi prodotti effettivamente permettono di sfruttare la propria banda al meglio, e quello che paghiamo, quella 100 megabit, quella 50 megabit che paghiamo per 30-40 euro al mese, la riusciremo a mettere effettivamente sotto torchio e sfruttare appieno. Se volete altre informazioni, non esitate a chiedermele nel box dei commenti qua sotto. Spero che questa recensione un po' alternativa vi sia piaciuta. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Per itball.com, Andrea Ricci.